Volevo rispondere ad un'ultima domanda che le stavo leggendo tutte e mi sono dimenticato di rispondere, che è di questa ragazza Anita. Ciao Jack, credi di rovinare la magia facendo tutorial? Verrai mai a Perugia? Mi saluti, mi chiamo Anita. Allora, sicuramente meglio il ciao, ti saluto Anita, verrò mai a Perugia? Ovviamente sì. E credi di rovinare la magia facendo tutorial? Vi rispondo subito. Credo di aver risposto un milione di volte a questa domanda. Quello che faccio io, il mio intento, il mio scopo è quello di far arrivare alle persone l'insegnamento corretto. Cioè, se uno scrive tutorial gioco di magia, spiegazione magia, trucco di magia svelato, trova diversi video, tra cui anche i miei. Si guarda tutti gli altri video, capiscono che sono fatti la maggior parte con il culo, e quando si trova il mio dice: cavolo, questo è spiegato bene, ha senso, fa credere nella magia, è un bel gioco. E allo stesso tempo gli do anche le nozioni dove andare a trovarlo, per esempio il Care College o altri libri. Vi faccio vedere questa cosa qua, in teoria non dovrei farla vedere a nessuno, ma questi sono i dati. Allora, questi sono il Care College, il numero di volte cliccato il 14 settembre, 1560 volte il 10 agosto, Bobo Coins Magic, 705 volte e 494 volte soltanto il 13 giugno, Roberto Giobbi e roba di Dani da Ortiz, 1000 volte il 13 giugno, Tamariz Sonata, quasi 2000 volte Bobo's Coin Magic volume 2 penso, poi kit intermedio 3500 volte. Cioè, ragazzi, in una giornata tutte queste persone si sono appassionate, sono andate a vedere che cosa sono quelle cose lì e volevano imparare la magia. Io credo che nell'ultimo anno, negli ultimi anni, non si è mai vista così tanta gente appassionata e vogliosa di imparare. Non voglio dire che è merito mio, non voglio dire che è merito della magia su YouTube, perché comunque la gente se vuole imparare lo impara, ma credo che non si è mai vista così tanta gente affezionata alla magia che ha voglia di imparare. Chi rovina la magia? Sono altri. Chi rovina la magia? Sono i forum che mettono in giro i link dove si possono scaricare i giochi di magia gratis. Vi dico la verità, a 16 anni giravano un sacco di quei link, adesso girano altrettanti link. Girano anche i link di, per esempio, il sito di Hyde, di tutti quanti i giochi che ci sono sul sito. C'è gente che ci guadagna con quello, c'è gente che mette le proprie idee. Quello è svelare la magia. C'è gente che svela interi atti di FISM o grandi illusioni, cioè quella è la cosa terribile. Secondo me, il gioco di magia su YouTube, o almeno quello che faccio io, le tecniche base che faccio io, come le insegno io, non vanno a rovinare la magia, perché chi studia magia, chi fa spettacolo di magia, chi è sul palco, la vera magia è sul palco. Chi fa queste cose sa che la vera magia, il vero mago, il vero artista si vede in scena, si vede sul palco, e sa che i giochi su YouTube, i giochetti, le carte, le cose sono fighe fino a un certo punto. La vera magia si percepisce in scena, si percepisce sul palco, e non è un gioco di magia su YouTube che va a rovinare la magia. Sicuramente tante persone è arrivata alla conoscenza del fatto che dietro un gioco di carte c'è della tecnica, ok, ma il lavoro del mago sta anche lì, nel riuscire a far credere alla magia. Cioè, detto sinceramente, la gente non è stupida, non è idiota. Se vuole scoprire un trucco, gli basta scrivere penna attraverso la banconota tutorial o spiegazione, come funziona, magia, trucchi svelati. La gente non è stupida, se vuole può farlo. E io che possiedo un canale enorme e ho la possibilità di indirizzare, perché il mio lavoro è quello, è indirizzare la gente. Non sono qui a spiegargli, a fare lezioni di magia. Mi piace insegnare, ok, ma le cose mie, le mie cose private, i miei giochi che ho inventato, le spiego nelle mie conferenze. Tutto quello che faccio io è modificare alcune tecniche, alcuni giochi, riproporli in modo. Le lettere dell'alfabeto, come diceva Diego, sono 21 e puoi crearci le parole. I giochi di magia è esattamente la stessa cosa. Ci sono un sacco di tecniche, puoi metterli assieme e creare il tuo gioco di magia. Quindi chi rovina la magia, credo siano i forum, credo siano i gruppi di persone che invece di mettersi lì e dire: cavolo, ci sono questi ragazzi che vogliono imparare, gli do una mano, invece di dire quello sono: oh no, andate via, magia su YouTube, tutorial, oh mio Dio, la magia è il segreto, e poi trovi ragazzini molto molto più bravi di certa gente adulta. Questo è il mio pensiero, ovviamente. Adesso posso chiudere il video.